l'industria 4.0 offre una grande opportunità di miglioramento alla competitività dell'Italia, un paese che dal 1995 non vede una crescita della produttività del lavoro, quindi più o meno da quando internet è emerso come nuovo paradigma di gestione dell'informazione e della comunicazione. Occorre però partire dalla consapevolezza che non bisogna investire solo in tecnologie, ma anche in una revisione dei principi, delle modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro, di gestione delle filiere, occorrono nuovi modelli di business. Quindi ci sono innovazioni di tipo incrementale, quindi l'applicazione dell'Internet of Things o di tecnologie come il Big Data possono portare nuova linfa ai principi, ad esempio, di Lean Production, e quindi bisogna ripartire anche da una comprensione di questi principi. In altri casi invece si parla di innovazioni molto più radicali, come ad esempio l'additive manufacturing, che pongono questioni alle imprese di riposizionamento sulle filiere, di gestione della proprietà intellettuale. Quindi non è solo un problema tecnologico, un problema di riorganizzazione dei modelli di business. Due fattori sono secondo noi importanti in questo scenario di trasformazione digitale. Il primo è riavvicinare l'università e il modello della ricerca e sviluppo al manifatturiero, quindi la ricerca e sviluppo deve parlare lo stesso linguaggio del manifatturiero e comprendere quali sono i bisogni di questo. Il secondo elemento, e per fare questo ovviamente l'idea dei competence center, la loro integrazione con i Digital Innovation Hub, con i sistemi delle associazioni industriali sono molto importanti, quindi si parte dall'awareness, ma si deve poi arrivare, prima ancora dell'esplorazione, dell'esperimentazione tecnologica, alla formazione manageriale. Quindi queste trasformazioni richiedono un ripensamento delle strategie e dei modelli di business, quindi la formazione manageriale è un punto intermedio di svolta cruciale. In questo scenario l'università è quindi il luogo della ricerca e sviluppo collaborativa con le imprese, è uno dei luoghi in cui si fa formazione manageriale, ma per fare questo l'università ha bisogno di relazionarsi con i Digital Innovation Hub, che appunto portano il contatto con le imprese e sono il front-end naturale di tutto questo sistema di servizi, di ricerca e sviluppo e di formazione che occorre creare per abbracciare il paradigma di Industria 4.0.